Salve gente, per questo nuovo video. Puzza! C'ho il nemeso dietro le sbarre! Oddio! No, allora praticamente c'è una tempesta che non ti dico. Dai, andiamo a trovare l'ingresso. Mamma mia che roba! Tempesta! Perché siamo in teoria delle terme, ma puzza, ne descureggia che non lo so, pare che si è mangiati 50.000 ovi ciocci. Però il posto merita. Ecco, vedi lì sotto dove tu. Porca troia, cosa merita! Visto? Ma guardate che roba! Io ci sono stato lì e sono. E lì. Ma io ho il costume, io mi ci butto qua! Guarda, quelle acque termali, io sono stato con 2 anni fa, con Natascia loro, e lì c'è da quella grotta dove ti dico che si può pure entrare se non è sbarrata. Ma vale bella pure l'acqua del fiume! Ma c'è... questa è questa piscina naturale che mi dici? Ma è uno spettacolo! Ma dove te porto? Ma dove te porto? Quando cazzo mi porti? Che è tutto chiuso, tutto da ristrutturato, mi fa l'investigazione lì e stanno a ristrutturare tutto! È qua, a Sciapu, non è là! Ma no, quello non è! È qua, c'è un estagio! Ma guarda che roba! Ma guarda che è una figata, ma lì dopo ci buttiamo! Si scende da là, io ci sto! No, da lì, vedi c'è la strada che va giù! C'è scalette là! C'è scale più avanti, non so, ci sono stato, tranquillo. Oppo, vabbè, c'è stato, tranquillo, fidati. Ah già, siamo rimasti a piedi. Ah, ha sfornato una gomma, ha fatto 90 km con una gomma bucata, una puzza d'asfalto, che non ci si sta. Mi porta a vedere le terme dove andare a esplorare e tutto ristrutturazione. Fidate di me, mi dice. È qua, è qua. Mi dice, fidate di me, non ci si crede. Roberto, aiuto! Guarda che roba, oh! È bello qui, eh! Guarda che starco! Ecco le terme, guarda! E innamorati, guarda che spettacolo, guarda là! Porco. Cosa guarda? Guarda! Oh! Porco di, guarda! Non bestia mia, guarda, c'è pure le grotte! Ah, ma che t'avevo detto io? Ma che c'è, se può andare? E certo, ma pure là ci si può andare! Ci si entra, sta tranquillo! È una figata! Ma lì c'era proprio la passerella che veniva giù! E da lì si va su per andare a quella casa lì per fare un'investigazione, stanotte! Salame! Ma non dammi retta mai! Ma io te do retta! È quell'altri che mi mettono in testa le cose! Dice, ma dove vai? Ma quello è un matto, ma quello ti porta... Guarda, qui dentro, da questo cancello qua si entra. Vabbè, fammo il giro, perché lì è arancio. Vediamo se non c'è l'arancio. Da quel cancello lì c'è una porta che porta anche grotte sotto. E poi io ho visto l'entrata qua. Ma sopra. Guarda là, tutto sbarato, perché? Però ci si fa, io già ho visto che ci si passa altro. Guarda, guarda, vedi che è tutto aperto, cazzo? Sì, è tutto aperto. Oh, allora? Allora? Ma bisogna vedere se sotto è tutto aperto, certo. No? Certo, allora qua. Allora qui è due che i nazisti hanno preso le vasche per fare da beveratoio ai cavalli. Bravo. E hanno ammazzato un sacco di gente. Porta alla grotta che si ricollega con quello che hai visto prima, che butta là, che c'è la grotta soffuria. E qua sopra è tutta. Cazzo, ma là è tutto nero. Porca puttana, ma te vuoi andare là sotto? Allora. Qua sopra sicuro c'è Namo. Sì. E poi scende pure sotto. E là porta un grotto sul furia. Porta proprio dentro dove ho visto il video ieri che ti ho mandato ieri. Ma ci vuole le luci. E certo ci vuole luci, ci vuole tutto. Quassù no però. E non fa casino che c'è gente può essere. Ma quassù non ci si va. Che no, è finito. Ma no, allora abbiamo passato là. È lì, è qua, è tutto questo. È uno spettacolo. E lassù? È una figata di investigazione. E lassù è che ci hanno fatto la scuola? No, io credo che questo piano qua sopra che ci hanno fatto la scuola, credo. E sotto c'era... Però basta entrare, è tutto aperto, basta entrare. E qua sono venuto io, c'era scale che si saliva, adesso non vedo più scale. Guarda, stanno là, vedi? Ah, è là, sì, ecco là. C'è una passerella che arriva fino lassù. Ecco, già hai fatto troppo casino, senti che si incazza. Che si incazza? Oh, guarda, poi lì, guarda. Là c'è l'edificio, là porca proprio dentro, l'altra vedi entrare in sì, tempo. Sì, l'ho visto. Visto? Adesso dovresti baciarmi il culo da qui ai prossimi 105 anni. Sì, certo, come no. Non ti sei portato manco una figa, niente. Eccole, 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 non sono lì.
Ma non te porto, ma non te porto io, mamma mia. Ma che cazzo ne so, non me porto. Vabbè, qui... Dai, famo... armiamoci e famo questa investigazione che mi sento. Sì, chi stanotte l'investigazione. Prova a vedere se è aperta la porta. Tanto dovrebbe essere aperta. Dovrebbe essere chiusa. Chiusa? No, niente. Ma tanto da sopra, tu scendi da sopra e tutto quello... Questa forse... Ah. No, questa c'è il lucchetto. Guarda se c'è una finestra aperta. Qua tutti i vetri rotti. No, se è una aperta. Se no buccamo da sta finestra qui. Anche. Io di sicuro, tu non so. Sì. Dopo ti apro fuori. Vabbè. Io mi ci tuffo dentro, ciao. No, ma da chi si entra bene, sempre bene. Ah. Porto, tu vuoi andare sopra sto tetto? Dici che regge? Per me è tutto sigillato là. È tutto aperto! Perché troia! Vedi, no? Tutto aperto! Vedi un attimo se c'è la porta qui. Porco di quanto sei. Vedi, però le hanno chiuse. Mezza sfonnata, eh. Ma perché devi fibolare l'acqua quando qua è tutto aperto? Ma io perché se una porta è chiusa, forse vuol dire che non ci si può entrare. Forse, Vedi, questa l'hanno chiusa. Tempesta, ragazzi. È zona rossa. Com'è che ti ha detto quella per il telefono? Non ti ha sentito nessuno. Ma che macello. Oh! Ciao! Se si vede qualche cosa! Allora, qui è tutto completamente... Sdilaniato. Mm. Quindi la parte interessante è sotto, in teoria. Allora vediamo se ci potremo accedere. E là... Ma là non ci può andare. Ma là se entra da sotto, da quel cancello che ti ho fatto vedere prima. Ah, da quella strada che corseggia. L'ho visto su un TG. Ma guarda che è una figata sto posto. Ambele. Oh, fra, passano un attimo che bisogna inquadrare, qua merda. O ci vieni, o ci inquadro io. No, inquadra. Ah, devi tenere così con le dita di dietro. Ah, ok, capo. E vedi che non fate la casca. Puttana. E perché lo mette dentro per inquadrare bene, capi? No, non fanno manco l'investigazione, eh? Che spettacolo, questa è quella piscina naturale di cui... Ma non è quella là la piscina naturale? Allora, la piscina naturale dove ci facevano... Ah! Va piano che te spacchi le caviglie prima di cominciare. Vedi, da lì si entra, vedi quella porta lì, l'ho fatto io sul TG? Sì. Da lì portano su questa piscina naturale qua dentro, che si passa da quel cancello. E poi dopo esce anche nella grotta che c'è sul fiume. Cioè tu passando dalla grotta sul fiume porta su questa grotta qua praticamente. Sul TG in cui diceva di nostra proprietà rivalutteremo tutto, il terremoto non ha fatto niente e vediamo come come hanno rivalorizzato tutto. Beh, cioè là stanno tutto ristrutturato, qua è un casino. Ma sicuramente perché hanno fatto la struttura nuova là, qua non l'hanno toccato più per niente. Anzi, te dirò di più,
Vabbè, lo raccontiamo nella storia di stasera, se fanno di questo. Da qui si va lassù. Bravissimo, ci andiamo a vedere, tanto noi ci siamo. Certo, io lassù che voglio andare, questo mi frega poco. Un po' d'ortica. Ecco, vedi, c'era qualcuno che diceva, quando si fa l'investigazione sempre i pantaloni lunghi. Come infatti, ce l'hai? Come ce l'hai? Io ce l'ho corti. Ah beh. Ma non pensavo di venire in mezzo ai lupi. Vabbè, allora qui? Qui ci fanno male, eh? No, ci prendevo solo un po' d'ortica. Qui ci fanno male. Un po' di roi. Aio. Aio, oio. Uio. Cazzo. Quanto è stato? Porca troia le gambe. Che macello. Ma lo famo dopo il bagno sulla piscinetta c'è pure? Porca troia. Guarisci tutto. Che pizzica. Attenzione, pericolo di crollo. Ma dai, non l'avrei mai supposto. E cazzo, però quanto ortica. Tutto sigillato e sprangato qua. Io che mi sono metti tanto la lunghi. Ecco. Siamo arrivati qua su e non si può entrare. Come la parte che è permesso, no? Permesso? Niente, ed è l'unica, però vedi che è tutto crollato il tetto? Sì, però c'è due piani sotto. Sì, infatti. Adesso voglio sfidare l'ortica e vedere se è aperto, se è aperto. Laggiù vuoi andare? Voglio vedere un attimo. Tu sei matto. Prego, prego. Mi farò male. Già, a me mi sta a pizzicare. Pure a me, però. Tutto gloria qui. Per i nostri seguaci, se già ti iscritti, ragazzi, questo è l'arte. Sì, sì, ma... Allora, qua attenzione, roghi. Lo so. L'hai visti? Già ti sono passato lì. Se non venuto. Ti saltare là, ma... Sono venuto di in su. Tu vuoi saltare? No, niente. Ma sei matto. Niente, vuoi le portate finora alla macchina? Già, nel video precedente, dovevo impaccare pure le gambe, no, eh? Questa il mio fortuno sta alla rive. Beh, se ce l'hanno messo. Guarda un po'. Hai visto? Sì, sì. Basta appoggiarsi. Ma allora che problema c'è? Niente, basta fare così. Basta fare così. Bello che si picca tutte le chiappe. Scusate, ma non gliela può filmarla, te che devo andare giù per sto scarafossi qui. C'è l'ortica, i rovi. Mamma mia che pustaccio. Roberto, scelgo te! Ah, mi ha ripiccato un'altra volta. Oh, Luca! Oh! L'ortica qui non c'è, adesso ti dico se vale la pena o no. Vai! Se può salire sopra o no, adesso ti dico, eh! L'ortica non c'è, quella che vedo lì alta 2 metri cos'è? No, no, è solo l'impressione! Sì, certo! Porca troia! Mamma mia! Oh.
mi fa una pisciata, va. Quindi non è investigabile la situazione. No. Chiudolo quel cancello. È pieno di armadi, tavoli, quant'altro. È bello, c'è dei bei scorci, però. Non è investigabile. Niente, quindi soltanto Sturbex, arca puttana, che comincia a pizzicare, eh? Aia. Adesso prima di andare via però andiamo a vedere la grotta. Sì. Da quel cancelletto che ti dici. Quindi niente, qui non si può fare niente. No, qua no. Manco laggiù. No. Cosa ci vuoi fare? Niente, 5 minuti. Niente. Quindi. Il video che abbiamo fatto va bene. Chiudiamo qui per questo. No, aspetta, urbex. Prima di chiudere per l'urbex vediamo. No, quello lo famo dopo. Un altro video. La grotta? Sì. Ma la grotta è 5 minuti, te conviene. No, dobbiamo andare giù, dobbiamo andare nell'acqua, non famo bagno. Ah, ok. Allora niente, chiudiamo qui questo urbex con le gambe che tutte infilzate e che c'è pizzica. Ma c'è l'acqua curativa. O c'era il console romano che veniva qui nel 712 a farsi cura. L'ortica? Pure l'ortica, insomma. Cioè lui veniva su per piazza l'ortica e poi farsi cura. Esatto. Andiamo bene. Vabbè, comunque. Ma io mi metto a pisello di fuori dentro la cosa. Cazzi tua, io c'ho un costume. Tu dico dopo non è che si scandalizza quasi una. Vabbè, ci metteremo. Il bollino nero. Il bollino blu. Ma ci vuole quello rosso perché con me, capito? Vabbè, tranquillo. Faremo a spadate, che te devo dire? Catroia, zoccola mignotta. Ai. Guarda come si è infilzato del braccio, mi ha fatto un bel tatuaggio. Eccolo qui. Affanculo. A posto. Chiudiamo qui questo urbex. A questo punto sarà per il canale Mac Adventure, perché l'investigazione Mac e David Legend Adventure è buona. Tenetevi aggiornati perché il prossimo video sarà veramente figo. Quindi un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.